Prego. Sì, allora io sono arrivato ieri sera sull'isola, stamani abbiamo fatto un sopralluogo insieme al commissario, al direttore generale della regione con l'elicottero, quindi abbiamo visto tutti i luoghi colpiti su tutta l'isola, non solo a Casamicciola. E adesso faremo un sopralluogo invece via terra sulla frana principale qui a Casamicciola, e con l'idea di installare della strumentazione di monitoraggio, in particolare un radar interferometrico, si chiama così, cioè uno strumento in grado di fare mappe multitemporali di deformazione del suolo, quindi di controllare i movimenti del terreno. Questa installazione resta poi in maniera stabile sull'isola, ma in modo da poter aggiornare costantemente, quindi avviarci verso un piano di protezione civile comune, oppure dopo fatti gli studi i radar verranno ovviamente riportati a Firenze? No, qui non siamo per studiare, siamo per installare strumentazione che resterà qua per tutto il tempo in cui di cui ce ne sarà bisogno. Professore, riguarda solo la frana principale o anche poi insomma in generale altre operazioni un po' su tutta l'isola? Ci sono diversi punti di frana anche qui a Casamicciola. Una cosa per volta, iniziamo dalla frana principale e poi andiamo a vedere anche le frane secondarie. Alcune, a mio parere, da quello che ho visto, non hanno bisogno di monitoraggio ma hanno bisogno di interventi rapidi di sistemazione. Che impressione hai avuto dall'alto vedendo la frana principale? È un evento molto grande e molto severo. Io mi ero occupato nel 2006 delle frane sul Monte Vezzi qui a Ischia, ma questo evento è di proporzioni notevolmente superiori. Si può dire che alla fine, per la portata dell'evento, tutto quello che è accaduto sia perfettamente in linea, cioè ci sono stati tantissimi danni per un evento davvero eccezionale? L'evento è stato senz'altro eccezionale. Invece, professore, avete installato un radar anche sul promontorio qui che costeggia la statale 270 e che in qualche modo oggi diventa uno dei pensieri anche più ricorrenti. Avrete due volte al giorno un dato aggiornato su quello che è il movimento del costone. Questo potrebbe favorire anche la riapertura veloce del tratto viario. Io non so chi le ha dato questa informazione, ma noi non abbiamo installato nessun radar. Lo installeremo sulla frana principale nei prossimi giorni. Il radar che noi installiamo darà un'informazione ogni minuto, non due volte al giorno, e volendo anche ogni secondo. Cioè, in tempo reale. In tempo reale. E sulla strada ce ne occuperemo dopo essersi occupati della frana principale. Iniziamo dalla frana principale perché ci sono operatori impegnati nelle attività di soccorso, insomma di rimozione dei detriti, del fango, e da lì bisogna iniziare. Rispetto agli altri disastri di cui si è occupato, qual è la differenza con quello che è accaduto qui? Ma io con situazioni come questa ne ho viste tante in Italia, non è una situazione diversa da quello che è successo nelle Marche, da quello che è successo in Liguria qualche anno fa. E purtroppo laddove viene cancellata la rete idrografica, cioè l'idrografia superficiale, questo avviene in tutta Italia, cioè non è che Ischia sia un'eccezione a una situazione che ormai si è consolidata nel nostro paese e non solo nel nostro paese, ma dove viene cancellata appunto la rete idrografica, prima o poi l'acqua si riprende i suoi spazi. Che intende per rete idrografica? Gli impluvi, i canali naturali dove scorre l'acqua, cioè l'acqua ci scorre ancora, cioè non si può non farla scorrere. Se dentro la rete idrografica costruiamo strade, edifici, strutture, infrastrutture, questo avviene purtroppo dovunque, non soltanto a Ischia, e prima o poi danni di questo tipo ci si devono aspettare.